Abbiamo tre parametri: partita precedente, settimana di gara, avversario, e su quelli dobbiamo lavorare. Non possiamo nessuno sapere quello che succede in gara. Non c'è da assolutamente, ma questo lo dico anche ai miei figli quando vanno a scuola, non c'è da aspettarsi niente da, mai da nessuno. Non c'è da aspettarsi niente, 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 perché i primi a rimanere delusi siamo noi stessi. Quando ci aspettiamo qualcosa, rimaniamo delusi. Per il mio modo di pensare, nessuno me ne voglia. Io credo che il lavoro sul campo si veda di settimana in settimana, e quindi la gara è solo un episodio, tra l'altro l'episodio più importante del gioco del calcio, è l'unico che ci dà magari a tutti, ci dà il metro di giudizio di quello che potrebbe essere o meno il progresso di una squadra, ma realmente poi i progressi si vedono durante la settimana, se ci sono. E io ne vedo molti, vedo un gruppo molto disponibile, questo non vuol dire vittoria o sconfitta, ma vuol dire un gruppo disponibile. Per quanto riguarda la partita, è normale che, come tutte le partite, rappresenta una gara da giocare con molta attenzione e con molta lucidità, oltre a una trans agonistica fuori dal normale. Il Ravenna viene da un periodo positivo, credo che sia una buona squadra, ma io non mi aspetto assolutamente nulla. Come si fa a sapere quello che succede domani? Dobbiamo ancora giocare, possiamo sapere quello che succede adesso in questa riunione in sala stampa. Quindi domani io non so cosa succede e quindi non mi aspetto nulla. Prendiamo quello che di buono abbiamo fatto e quello che faremo di buono domani lo sapremo alla fine della gara. Vediamo, credo che comunque che i ragazzi in questi 15 giorni di allenamento, oltre che in gara, hanno fatto molto bene. Tutti, anche chi non dovesse giocare domani. E quindi andiamo avanti su una strada tracciata che è quella dei principi di gioco, di un gioco di comando, e cerchiamo di fare questo, indipendentemente dagli interpreti. Credo che siamo 25-26 calciatori, tutti di ottima qualità e sono tutti utili alla causa. Anche chi non gioca può dare un contributo importante. A proposito, voglio ringraziare pubblicamente Vitale per il contributo che sta dando, anche non avendo fatto un minuto in due partite, ma come è un giocatore importantissimo, mi dà molti suggerimenti dalla panchina.